Ciao. Allora, Claudio e Fabio. Sempre noi. Sempre noi. Lui fa, costruisce robot, in questo caso ha fatto il CTP con me in una causa civile. Lui abbiamo difeso un integratore che costruisce impianti robotizzati. Io mi occupo di marcature CE, certificazioni, solita noia. Parliamo del secondo errore che ritroviamo sempre in tutte le case CTP che facciamo. Noi siamo in questo caso siamo stati periti di parte. Cioè tutte quelle situazioni che poi finiscono in tribunale. Sì, che generano mal di pancia, generano sti litigi costosissimi dove ci smenano tutte le parti. Ah sì, questo è sicuro. Il secondo errore tipico è questo. Allora, il commerciale va a vendere degli impianti robotizzati e prende soldi a provvigione. Quindi facciamo un esempio. Io sono il costruttore e mando il mio commerciale. E convince me a comprare una cosa. Esatto. Ma per convincermi mi vende qualsiasi cosa. Allora, diciamo che sono commerciale, però tendenzialmente il lavoro del commerciale è vendere. Sì, però, nel senso, promette delle cose di cui non è sicuro il risultato. C'è sempre un po' di speranza. Allora, il primo errore fatto da lui integratore sì. È che non controlla, non valida l'offerta fatta con l'ufficio tecnico. Facendo è fattibile, non è fattibile. E come si valuta? Si fa un sopralluogo. Fa un sopralluogo, si fanno dei progetti, ma c'è in realtà una ragione di questa cosa che si capisce. Teniamo conto che l'integratore mediamente tra il numero di offerte che fa e il numero di impianti che poi dopo vengono acquistati, c'è circa, gli impianti sono circa un 10%, 15% delle offerte. Vabbè, ma quello è tutti i mestieri anche. Però vuol dire che se io devo fare uno studio di validazione, ci devo investire per tutto questo 100%, ma poi del 90% butterò via il tempo che ho investito per fare l'offerta. Quindi okay. Tanti dicono, vabbè, andiamo un po' sportivi. Sì. Stesso errore dall'altro punto di vista. Dall'altro punto di vista. Utilizzatore si fida del venditore che gli promette la luna. Esatto. Poi riceve delle altre offerte che gli promettono meno luna, gli danno dei vincoli più stretti, quindi non è prezzi più alti di solito. Prezzi più alti, ma sì, però magari più larghe, più corte, più strette, più veloci, più lente, non lo so, sono dei busti che gli piacciono di meno. Lui non controlla se il progetto è fattibile. Non consulta il suo ufficio tecnico, altri suoi fornitori per vedere la fattibilità del progetto, si fida ciecamente di quel venditore lì. Anzi, aizza l'ufficio acquisti, perché sono colossi, che con l'ufficio che con il venditore trattano il prezzo e si concentrano sul prezzo. E concentrandosi sul prezzo, tagliano tipo l'imballaggio, gli spazi, la tipologia del robot, da marca figa passa a marca scarsa, il tipo di software, la sensoristica. E così già era mirabolante, col taglio diventa antieconomico. Sì. E poi tecnicamente diventa impossibile. Sì, e invece cosa dovrebbe fare l'utilizzatore? Dovrebbe dire questa offerta, fare un po' i conti in tasca, no? È fattibile? Che spazi ha? Perché dice che ce la fa? Ha dei casi prima che è riuscita a farli? E dovrebbe un po' controllare questa cosa qui. E la cosa migliore sarebbe se i due uffici tecnici si conoscessero. Passassero. E controllassero se quello che si sono detti in fase offerta è vero. Una specie di riunione anche su Meeting, anche su Google Meet. Sì, però Meta. Immaginati coloro che stanno ascoltando, dicono sì, ma io non ne capisco niente di robotica. Come faccio io a capire se quello che mi ha proposto quell'integratore è giusto o sbagliato? Senti, ma se io devo sollevare questi bicchieri qua, siamo in un ristorante, e li devo mettere dentro una scatola di bicchieri. Sì, ma le situazioni che finiscono finiscono in tribunale sono sempre quelle un po' borderline. Qui ci vuole una certa expertise, una certa competenza per riuscire a fare questa cosa qui. Vabbè, allora li fai una fase 1 in cui dici, senti, facciamo uno studio, un approfondimento. Quantomeno bisogna porsi la domanda, questo è il punto fondamentale. Cioè, si fa una roba standard che sanno fare tutti, però negli impianti robotizzati roba standard che sanno fare tutti. Non ci sono. Non esistono. Perché è sempre un lavoro un po' sartoriale. Sì, sì, nel 99% dei casi, è vero. Quindi si devono scambiare le informazioni i due uffici tecnici e la competenza zero nell'usare un impianto robotizzato non è ammissibile. Un minimo di competenza per usarlo devi averla per mantenerlo, per capirlo, per comprarlo. Interna o comprata dall'esterno questa competenza? Sì, devi prenderti qualcuno che ti dia una mano. Se è il tuo primo ti devi far dare una mano, ma anche se è il quinto comunque devi essere qualcuno che ti assiste e ti segue, che non è banale. No. Anche una trasformazione culturale aziendale, non quindi è? Lo scopo del video è se compro un impianto robotizzato sì, controlla devi... che l'offerta, la promessa che ti hanno fatto sia ragionevole, fattibile, ragionevole e che ci stia nei prezzi, perché ci sono quei suicidi che fanno offerte antieconomiche.